Cielo, volume primo, capitolo quinto. Io restavo muta, tutta confusa, cercavo quanto più potevo di starmene sola. Gli confessavo la mia debolezza, gli chiedevo aiuto e grazie di poter fare ciò che lui voleva, perché da me solo non sapevo fare altro che male. Se fra il giorno la mia mente si occupava di pensare a persone a cui io volevo bene, subito mi rimproverava dicendomi: questo è il bene che mi vuoi? Chi mai ti ha amato come me? Vedi, se tu non la finisci io ti lascio. Alle volte mi sentivo dare tali e tanti rimproveri amari che non facevo altro che piangere. Specialmente una mattina dopo la comunione mi diede un lume tanto chiaro sull'amore grande che mi portava e sulla volubilità e incostanza delle creature, che il mio cuore ne restò tanto convinto che da allora in poi non è stato più capace di amare persona alcuna. Mi insegnò il modo come amare le creature senza discostarmi da lui, cioè col mirare le creature come immagine di Dio, in modo che se ricevevo il bene dalle creature dovevo pensare che solo Dio era il primo autore di quel bene, e che se n'era servito per mezzo della creatura di mandarmelo, quindi il mio cuore più a Dio si legava. Se poi ricevevo delle mortificazioni, dovevo guardarle pure come strumenti nelle mani di Dio per la mia santificazione, onde il mio cuore non restava ombrato con il mio prossimo. Onde da questo modo avveniva che io miravo le creature tutte in Dio, tanto per qualunque mancanza che vedevo in loro, tanto che per qualunque mancanza vedevo in loro non perdevo la stima mai. Se mi motteggiavano mi sentivo obbligata, pensando che mi facevano fare acquisti per l'anima mia. Se mi lodavano ricevevo con disprezzo queste lodi, dicendo: oggi questo, domani possono odiarmi, pensando alla loro incostanza. Insomma, il mio cuore acquistò una tale libertà che io stessa non so esprimerlo. Allora, non so che impressione ricavi, insomma, chi ascolta queste cose. Io, rileggendole, sono rimasto sinceramente folgorato, edificato. Le so queste cose, più o meno, insomma, dovrei averle un pochino acquisite, però rileggerle in questi termini, diciamo così, in queste proporzioni, sono veramente belle. Non è che Gesù non vuole che amiamo o che non accogliamo l'amore delle persone, per carità di Dio, ma qui ci insegna come farlo. Allora, la vita nella divina volontà, come sappiamo, si vive di Dio solo, si vive dell'amore suo solo. Che significa? Che cos'è la vita nella divina volontà, se noi ci pensiamo? No? Cosa li facciamo a fare i giri? Cioè, non facciamo noi forse i giri nel fiat creante, nel fiat redimente? Cosa andiamo a cercare? Andiamo a cercare gli atti con cui la volontà di Dio ci ama, no? Allora qui, quello che Gesù sta dicendo, impara a fare i giri nelle creature umane, non guardare mai una creatura umana in sé e per sé, non ti ci attaccare mai. Quella l'ho fatta io, una mia immagine, quindi se ti fa un bene non è lei che te lo sta facendo, è il Signore che te lo sta facendo, sono io che te lo sto facendo attraverso di lei, quindi non ti attaccare a lei, attaccati a me. Come capiamo noi quando siamo attaccati alla creatura? Quando ci pensiamo troppo, quando ci pensiamo troppo. Se fra il giorno la mia mente si occupava di persone, di pensare a persone a cui io volevo bene, Gesù mi rimproverava: non pensare a loro, pensa a me. Capito? Non guardare il bene che ti sembra che loro ti vogliono, ma ricorda che quello è il bene che io ti sto volendo attraverso di loro. Oh, e quando invece le persone mi trattano male, mi mortificano. Quando ti trattano male e ti mortificano, sono miei strumenti per la tua santificazione. Non guardare: ah, ma come si è permesso? Ah, ma mi ha trattato male? Ah, ma mi ha fatto questo?
ah, ho fatto quest'altro, ah, adesso me la leggo al dito, ah, che cafone, ah, che maleducato, ah, che ingrato. È la mano di Dio che ti sta limando, che ti sta correggendo, che ti sta scorticando, che ti sta umiliando attraverso quella creatura. E se ti loda, io questo ne sono testimone, vi posso dire alle persone che, diciamo così, umanamente parlando, perché poi è tutto divinamente permesso, mi hanno combinato più guai, mi hanno causato più sofferenze, sono quasi tutte appartenenti a persone che un tempo avevano, come dire, nei miei confronti, come dire, atteggiamenti del tutto spropositati, insomma, di venerazione, di lode o cose di questo genere. Io queste cose l'ho vissute, quindi quanto è incostante e quanto è volubile la creatura. Chi oggi ti porta al settimo cielo, domani ti porterà dalle stelle alle stalle. L'affidamento che dobbiamo fare sulle creature poverine e anche su noi stessi è zero, perché siamo zero. E questo, quando riusciremo a viverlo, dice, e se ti prendono in giro, se ti prendono in giro, fagli un monumento. Mi sentivo obbligata, pensando che mi facevano fare nuovi acquisti per l'anima mia, quando mi motteggiavano. Ora, questa cosa a Luisa gli è proprio, come gli si è stampata nel cuore, proprio come profonda conoscenza, non soltanto intellettuale, ma esistenziale. E conclude: il mio cuore acquistò una tale libertà che io stessa non so esprimerlo. La vita nella divina volontà è vita di libertà. Fino a quando noi non siamo liberi da tutti, ma da tutti e da tutto, sono le primissime cose che Gesù dice a Luisa, sono le primissime strade su cui la fa incamminare. Questo è vivere nella divina volontà. È bellissimo questo brano, è da ritornarci. Un altro brano molto breve, sì, ci siamo, insomma, vedo che sono passati soltanto 7 minuti, possiamo permettercelo, perché sono brevissimi questi brani. Parla dell'umiltà, avevo detto durante i misteri gaudiosi che ci saremmo tornati. Manteniamo questa piccola promessa. Dice Gesù, questo è il capitolo 7, salto un attimo i 3 righe di introduzione. Mi pare che la prima cosa che mi diceva essere necessaria per purificare l'interno del mio cuore era l'annichilimento di me stessa, cioè l'umiltà. E proseguiva a dire: vedi, per fare che nel tuo cuore io versassi le mie grazie, voglio proprio farti capire che da te niente puoi. Io mi guardo assai bene da quelle anime che attribuiscono a loro stesse ciò che fanno, volendomi fare tanti furti delle mie grazie. Invece a quelle tali che conoscono me stesse, se stesse, io sono largo di versare a torrenti le grazie mie, sapendo benissimo che niente riferiscono a loro stesse. Me ne sono grate, ne fanno quella stima che si conviene, vivono con continuo timore che se non mi corrispondono io posso togliere tutto ciò che ho dato, sapendo che non è cosa loro. Tutto all'opposto nei cuori che puzzano di superbia, neppure posso entrare nel loro cuore perché gonfio di loro stessi, non c'è luogo dove potermi mettere. Le misere non fanno nessun conto delle mie grazie e vanno di cadute in cadute fino alla rovina. Perciò voglio che in questo giorno tu faccia continui atti di umiltà. Voglio che tu stia come un bambino legato in fasce che non può muovere né un piede per dare un passo né una mano per operare. Ma tutto sta aspettando dalla madre. Così tu ti starai vicina
a me come un bambino, pregandomi sempre che ti assista, che ti aiuti, confessandomi sempre il tuo nulla, insomma aspettando tutto da me. Aspettando tutto da me. Allora, qui Gesù fa una lezione sull'umiltà spettacolo. Che cos'è l'umiltà, di cui abbiamo già parlato? L'umiltà è la liberazione da noi stessi. Dobbiamo essere liberati da tutto e da tutti? Prima Gesù ha detto: liberati dalla schiavitù verso le creature. Le creature sono volubili e incostanti. Il bene che ti arriva da loro lo devi attribuire a me. Il male che ti arriva da loro lo attribuisci a me lo stesso, perché sono strumenti con cui ti purifico. E da noi stessi uguale, identico. Liberi da noi stessi, per carità di Dio. Liberi da noi stessi. Fai qualcosa di bene, non è roba tua. Non è roba tua. Non viene da te. Dice: io mi guardo assai bene da quelle anime che attribuiscono a loro stesse ciò che fanno. Questa è una convinzione profonda, questa qui, figlioli miei cari. Io spero che il Signore ve la conceda. Un povero prete come me, che è chiamato a fare tante cose, ma guai a lui se si pensa di essere qualcosa. Se il nostro Signore a me come ai miei confratelli ti toglie la mano sulla testa e ti toglie la parola, tu diventi ma altro che un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna, diventi una campana stonata. Io sono capace soltanto di dire stupidaggini da me stesso, sciocchezze e cose non convenienti, e combinare guai. Questo dobbiamo essere assolutamente tutti quanti fermamente persuasi. È così, è la verità. Siccome poi il Signore ci guarda il cuore, questa non è una, come dire, un manierismo o un atteggiamento che noi ce lo diciamo con le labbra. Sì, io però lo devo dire per forza, no? Perché almeno devo far vedere che sono umile, cioè che ci provo a fare l'umile, però tutto sommato sono convintissimo, no? E questo poi, cioè, ci sta poco da... ci sono le spie, no? Quindi il bene che facciamo e il male che facciamo, dobbiamo essere liberi anche da questo. Il male che facciamo, andiamo da nostro Signore e ci umiliamo dicendogli, come dice: che te vuoi aspettare da me, Signore mio? Non ho fatto un'altra delle mie, questo è quello che io sono. Questo è quello che io sono, purtroppo. Cioè, questo è quello che viene da me, non quello che viene da te. Da me viene questo, è normale che esca fuori questo. Significa che tu per un attimo mi hai tolto la mano dalla testa e mi dici: guarda che cosa faccio. È come un papà, no? Cioè, se noi saremo umili quando viviamo come i bambini piccoli, c'è quella bellissima immagine dei bambini piccoli che imparano a camminare, no? Che non sono buoni ancora, quindi che c'hanno le braccine e il papà inchinato che gli tiene le manine, se poco poco lasciano la presa del papà, fanno capito ombro, ma noi siamo così. Siamo così. Appena lasciamo la mano, per terra, subito, seduta stante. E a volte il nostro Signore le lascia lui le mani. Le lascia lui. Ci fa fare qualche ruzzolone, perché siccome noi ce lo dimentichiamo facilmente, che tutto questo non viene da noi, ma viene da lui, ti fa fare qualche ruzzolone e dice: figlio mio, ricordati, quindi, hai visto? Sappi che quando non succede che ruzzoli, non è che tu sei chissà chi, che sei tanto bravo. Sono io che ti sto vicino, ti sostengo e ti aiuto. Ecco, quindi iniziamo così questo 2021. Magari alla fine di quest'anno, arriviamo alla fine di quest'anno che siamo liberati dalla nostra dipendenza e schiavitù dagli altri, ma anche dalla nostra dipendenza e schiavitù ancora più peggiore, dal nostro sciocco, inutile, inconsistente ed evanescente io. Ecco, io lo fa l'asino, ecco, quindi che possa veramente
tutto questo essere consegnato nelle mani del Signore e sepolto, perché possiamo vivere un'altra vita, quella bellissima vita di volontà divina.